Ok, ti faccio un video per mostrarti la casetta nuova. Allora, questo è l'ingresso, sembra la casa del presidente con queste bandiere, che è il Ricchi appassionato di bandiere. Allora, si entra dalla cucina, perché questa, come ti dicevo, è una casa vecchia, era un cascinale, e si entra direttamente nella mia cucina. Eccola qua, l'ho scelta io, l'ho pagata io, perché la volevo così, tutta sul grigio, nero e rosso. Questo è il bagnetto di servizio, dove c'è la bella lavatrice. Poi si passa allo studio di Ricky, con tutti i suoi milioni di film e DVD, foto di amici, parenti, i suoi lavori. Questi sono gli orecchini che fa lui con le biglie da collezione. Lui fa questi orecchini con le biglie da collezione, in più crea giochi da tavolo con queste biglie. Poi si passa alla sala, che abbiamo voluto questa sala con questo tocco di medievale, un po' vichinga, un po' anticata, se vogliamo. Qui ci sono le sue spade antiche. Questa è la vetrinetta dove ci sono un po' di profumi miei e un po' di giochi suoi, televisione, altre cose. E qui si va nell'altro giardino, quello più carino, che è ancora da finire. Non so se si vede bene. Oggi c'è un vento pazzesco. Qui c'è una piccola siepe, poi qua ci saranno delle violette, c'è l'alberello natalizio che abbiamo lasciato, e qui c'è della lavanda. E questo è il giardino esterno. E adesso passiamo al piani di sopra, piani serali, diciamo così, zona notte. Allora, qui ci sono foto ritoccate da Ricky, qui c'è un ritratto di Ricky, sempre foto sue ritoccate, e qui ci sono i suoi famosi giochi da tavola che lui crea, inventa e vende. Sono giochi molto divertenti, molto intelligenti, e si gioca con le biglie da collezione, quelle che usa anche per fare appunto gli orecchini. Qui c'è il bagno padronale, sempre grigio, nero e rosso. Qui c'è la casetta dei miei profumi, qui ce ne sono degli altri perché ne ho tantissimi, quella ero io, ho preferito evitare. Qui c'è la sala giochi, sala giochi dove si gioca appunto con i giochi da lui creati, con le sue biglie, altre foto di amici, parenti. Questo è un altro gioco che è complessissimo, ispirato al corvo. Questa è una bellissima vista che c'è da questa stanza, c'è un tramonto tra qualche ora meraviglioso, sempre i suoi giochi. E poi andiamo infine in camera da letto. Camera da letto con questo armadio gigante, perché lui ha mille cose, e io mi sono presa un'antina che è questa, tutto il resto è suo. Cioè, questa è la nostra camera, è un armadio con un letto in mezzo praticamente. Abbiamo abbinato a questo copriletto colorato questo quadro, che è un leone che richiama un po' il disegno del copriletto. E poi c'è il balcone. Cerco di aprire questo balcone, ecco qui, con questa bella vista, francamente, tutta sulla campagna, e non vedo l'ora che arrivi l'estate per godermi un po' la campagna come voglio io, e magari anche di prendere un po' di sole. Ecco, questa è la nostra casetta.